Faccio partire il contatore così mi tengo i 20 minuti. Ma intanto grazie, io sono felice che ci sia questo congresso perché, vedete, in questo partito si è discusso, anzi volevo dire litigato molto, discusso e affrontato le questioni molto poco. Noi stessi abbiamo chiesto con Ignazio Marino che si potesse fare un confronto anche tra i tre numeri uno, non solo con i collaboratori, gli amici più o meno autorevoli, che si potessero confrontare, cioè Bersani, Franceschini e Marino. E non siamo riusciti ancora ad ottenere una soddisfazione a questa richiesta, proprio perché noi amiamo il confronto, proprio perché noi vogliamo che il partito possa discutere, lo possa fare a partire dalle sue sedi più proprie, che sono proprio i circoli. Noi siamo degli appassionati di circoli, abbiamo prodotto anche un documento in cui cerchiamo di delineare il nostro progetto politico, che spero abbiate letto, comunque che riusciate a trovare nei prossimi giorni, proprio per alimentare un dibattito sulla nostra forma partito, non in modo generico ma in modo molto concreto. L'abbiamo chiamata quadratura dei circoli perché ci siamo resi conto anche noi che, insomma, in questo dibattito annoso tra partito liquido e partito solido avessimo perso di vista forse un partito intelligente, capace di capire la propria dimensione, capace di entrare nella propria comunità, capace di usare delle parole chiare, capace di usare degli strumenti organizzativi che sono antichissimi o molto nuovi, moderni, e che possono trovare insieme una sintesi, insomma, un modo di lavorare comune, perché la rete non è contro i circoli, potrebbe essere uno strumento straordinario per dargli nuova forza e nuova energia. Noi vogliamo un partito che gli sia informato, che scambi le informazioni a livelli verticali, una dimensione verticale, ma anche una dimensione orizzontale. Un partito che sappia le cose prima della domenica sera quando c'è Report, no? Perché se le sappia denunciare, noi aspettiamo la domenica sera tutta la settimana perché poi a Report vengono fuori le cose di questo paese. Noi vorremmo un partito che tutti gli altri giorni lo denuncia, anche perché Report rischia di togliercelo per una questione su cui tornerò. E quindi noi vogliamo un partito che lavori in questa dimensione e che sappia condividere tutto quello che sa, che lo metta a disposizione, che sia generoso al proprio interno. Vogliamo un partito che sia autonomo dal punto di vista finanziario. Un amico mi faceva notare la scorsa settimana che 9 decimi del rimborso elettorale per le elezioni regionali del 2005 è andato al partito nazionale, non è rimasto in Lombardia. Io non ci volevo credere, manderemo degli osservatori OCSE, non so, faremo delle cose. Però è assurdo anche che noi abbiamo un articolo 28 dello statuto è complesso, infatti era talmente complesso e sbagliato che l'hanno votato tutti, e come capitava spesso. E l'articolo 28 dice: grande partecipazione, consultazioni referendarie e periodiche nel corpo degli iscritti sulle questioni di indirizzo politico per sapere che cosa il PD deve fare. Non siamo mai stati consultati, peccato. Quando c'è stato da fare le nomine sul Porcellum, perché di nomine si tratta, e noi dovremmo essere alla guida di chi vuole cambiare il sistema elettorale in questo paese, tornando magari ai collegi uninominali, che sono quelli dove si vedono le persone che si votano. Io voglio un partito che sia alla testa di questo movimento. Ho fatto tanti banchetti con Mariotto Segni ultimamente, io e lui, sotto il sole Giaguaro, e invece noi dovremmo ritrovare quella partecipazione. Io ho chiesto: facciamo le primarie per scegliere i nostri candidati, facciamole insieme, facciamo scegliere il territorio. Mi hanno spiegato: ci va, ti sei un ragazzo giovane, ci abbiamo poco tempo. E poi le liste le abbiamo viste, insomma, forse prescindevano un po' troppo dalle realtà territoriali, ed è proprio stato un peccato. Allora, una struttura di circoli della rete, un partito che sia organizzato al proprio interno, però per fare una cosa straordinaria, prodigiosa, parlare con la società. Tutto quello che noi organizziamo all'interno deve essere rivolto a un'azione politica nel nostro quartiere, nella nostra città e nella società tutta. Questo è il motivo per cui noi siamo degli appassionati delle primarie, di cui anche noi vorremmo, forse non la preiscrizione che è un po' laboriosa, perché poi, insomma, già se facciamo un congresso di 4 mesi, se ci mettiamo anche la preiscrizione alle primarie diventa davvero difficile. Ma magari un'anagrafe di chi viene a votare alle primarie, e magari anche un'anagrafe pubblica degli iscritti al PD, perché vedete, ci sono realtà del paese in cui purtroppo sono iscritti, tutta la popolazione attiva è iscritta al Partito Democratico, non come noi a Milano che siamo un'onesta minoranza. Allora, anche in questo caso noi vogliamo fare delle alleanze, certamente poi sul tema delle alleanze tornerò, ma soprattutto con gli elettori. Con i nostri elettori, quelli di sempre, quegli elettori di centrosinistra che abbiamo dato via in prestito, in outsourcing alle ultime elezioni europee. Perché non venite, ho letto questo libro di Enrico Letta che dice: il mondo si divide in populisti, conservatori e progressisti. E
secondo me non si divide così, cioè un elettore di Di Pietro non è necessariamente uno scalmanato, è uno che forse si è sentito un po' deluso, ha visto un PD un po' appannato, ha detto questa volta vi do un segnale, è capitato a tutti di avere un famiglia un populista in questi ultimi mesi. Ecco, allora noi a questi populisti dobbiamo rivolgerci con simpatia, cercare di capire in che cosa li abbiamo delusi, che cosa possiamo dirgli ancora. E per farlo dobbiamo farlo parlando chiaro, anche a quei ragazzi di Sinistra e Libertà, che forse volevano che fossimo un po' più tonici sulla laicità, sul lavoro, non è che non sono degli strani soggetti, sono persone che prima votavano il PD. E poi dobbiamo fare delle cose molto banali, se volete. Per esempio, io non so la laicità, prima Fasano parlava di laicità, io ho una laicità in mente, che è quella della Costituzione italiana, non ne conosco altre. Ho una laicità in mente che mi fa pensare... E mi fa pensare che non ci siano questioni particolarmente eticamente sensibili. Cioè, le questioni eticamente sensibili sono anche gli operai che stanno su una gru, per quanto mi riguarda. Le questioni eticamente sensibili sarebbero le coppie di fatto? No, perché io non ci posso credere. Cioè, quello che negli altri paesi fanno i partiti conservatori non riusciamo a farlo noi, che in Italia siamo il partito progressista per eccellenza. E sul fine vita, io a Ignazio Marino dico sempre, oltre al fine vita c'è tutta una vita prima da vivere, per cui dobbiamo fare un programma denso e poi ci arrivo. Però insomma, sul fine vita noi abbiamo visto un po' di tutti i colori, ci siamo inventati anche una categoria dello spirito e della politica che non esiste in nessun altro paese, che è la posizione prevalente. Il 95% dell'opinione di un gruppo parlamentare, forse il 97-98% del nostro elettorato, era semplicemente una posizione prevalente, per cui con Maiorino e con altri amici a Milano abbiamo organizzato una manifestazione sul caso Englaro a titolo personale, e a titolo personale sono venute 20.000 persone, che erano posizioni prevalenti all'interno del centro-sinistra. Capite che c'è qualcosa che non funziona. Allora, insieme alla partecipazione, proprio attraverso la partecipazione, noi vogliamo arrivare alla decisione, a prendere una posizione non prevalente, posizione del PD, posizione democratica.